Guardi, noi facciamo più imprese in questo paese che in tutta Europa, in realtà, no? Solo che le facciamo troppo piccole, quindi non è che noi abbiamo un problema di far nascere nuove imprese, Deborah, abbia pazienza, ce ne sono tante. Il problema è farle crescere, insomma, no? Scusa? La tipica impresa su cui oggi dobbiamo decidere se fare e cosa fare è un'impresa piccola che fattura qualche milione, non qualche decina di milioni, questo è il grosso di quello che noi vediamo, che ha, se va bene, 100.000 euro di capitale e 1,5 milioni di debiti con le banche. Questo è il classico animale che è completamente a rischio. Perché ha 100.000 euro di capitale e 1,5 milioni di debiti? Perché il capitale, quando ce l'aveva, ha evitato bene di metterlo, l'ha più o meno tenuto fuori, adesso non ce l'ha più perché se l'è mangiato. 1,5 milioni ce l'ha perché le banche gli hanno consentito di avere 1,5 milioni di debiti, in parte perché si sono fatte concorrenza, in parte perché sapevano che aveva un patrimonio personale. Allora, tutto questo non regge più. Il 1,5 milioni di debiti, diciamo che dovrebbe, se va bene, rimanere 1,5 milioni, nel frattempo dovrebbe salire il capitale. Questo è quello che vogliono anche le banche, stanno dicendo: imprenditori, capitalizzatevi. Allora, premesso che se avevano dei soldi forse li avrebbero messi in azienda, se no rischiano il fallimento, quindi io dico, molti di questi non ce li hanno più. L'unica cosa che possono fare è gradatamente nei prossimi anni aggiungere capitale nella misura in cui fanno profitti, quindi aziende discrete fanno dei profitti, ogni anno mettono lì altri 50.000 euro di profitti che non distribuiscono, che non si mettono in tasca loro, che non si comprano l'Audi a 8 pur avendo imprese piccole. Allora, la manovra decisa dal governo, quella ACE, è una roba inutile, perché l'ACE fa risparmiare 827 euro ogni 100.000 euro di capitale che viene immesso. Siccome quei 100.000 di capitale che vengono immessi sono in realtà sottratti a una elusione, perché ci sono n modi per fare risultare il bilancio. Certo, bravo. Tra 827 euro e 40.000 euro, vedi un po' chi cosa si sceglie. Allora, se io dico che se convinciamo un imprenditore a mettere 100.000 euro che avrebbe nascosto in varie forme nel capitale, stiamo portando a tassazione 27.000 euro di profitti emersi, 27% circa. Allora, lo Stato non può prendere 27.000 euro e ritornarne 820, cioè si metta d'accordo su qualcosa di più. Quindi sbandierare l'ACE come una cosa che aiuterà la capitalizzazione delle imprese è di nuovo una mistificazione. Con 820 euro di risparmio fiscale io me li tengo in tasca quei soldi, faccio delle fatture di servizio e automaticamente ho ridotto l'utile e non capitalizzo la mia impresa. Ma se lo Stato mi dà 8.000 euro di quei 27.000, allora le cose cambiano. Posso intervenire, anche perché poi vi chiedo scusa ma vi devo salutare. Posto che volevo precisare che non parlavo di venture capital, appunto, ma proprio di capitale di rischio in imprese già mature, e quindi è opportuno quello che ha detto sia Carlo Alberto sia il buon Fabio. La questione vera è anche di tipo culturale: se il debito, nonostante tutto, è incentivato anche fiscalmente, lo è prima di tutto culturalmente. Non mi faccio carico della vicenda imprenditoriale, mando avanti l'impresa con tanto debito, in realtà diventa una questione di irresponsabilità. Sono assolutamente d'accordo con Fabio Bolognini quando delinea il panorama delle imprese a cui ci riferiamo, perché è vero, sono quelle imprese lì con rapporti di indebitamento pazzeschi pari a 15, con fatturati modesti, aggiungerei talvolta anche con margini modesti, e che forse dovrebbero riflettere su quello che stanno facendo anche per poter uscire dalla modesta marginalità, perché una cosa che non ci diciamo mai è che prima che arrivasse la crisi accedevano al credito imprese che non dovevano avere credito perché avevano margini troppo bassi per mettere sotto la riga del risultato operativo gli interessi passivi, e i soldi che abbiamo dato a questi non li possiamo dare più a qualcun altro.
questo bisogna che ce lo diciamo. In questi termini, il mercato dell'informazione di cui parla caro Alberto e che, sul quale io mi vado battendo ormai da 20 anni, perché l'informazione sia più efficiente, è anzitutto un mercato di informazione di qualità, è un mercato dove io sono in grado di capire effettivamente come sono messe le imprese. In questo il coinvolgimento, non so in quali termini, definiamo una sorta di patentino per i commercialisti, sto dicendo parole in libertà e adesso sopportate questa definizione non entusiasmante, una sorta di patentino per i consulenti che siano in grado di relazionarsi con le banche o comunque che in qualche modo lavorino rispetto a questo discorso, non lo so cosa sia, qualcosa che riguardi la formazione di queste persone che le mette in grado di interloquire, va tutto bene, purché usciamo dal discorso per cui il credito è una sorta di diritto civile e in realtà a quel punto lì può votare anche un ergastolano, perché diventa è un problema che è semplicemente di, vabbè, il credito è un diritto per tutti. Su questo punto io qualche perplessità ce l'avrei. Non voglio la macelleria sociale, sono d'accordo con Fabio che si debba evitare, che si debbano evitare tutti questi fallimenti, ma non si può nemmeno portare alle calende greche una situazione di difficoltà che, come purtroppo insegna la saggezza popolare, infetta con la piaga purulenta tutto il resto del corpo. Tutto qua. Io vi chiedo scusa, vi saluto e mi distacco proprio adesso perché devo fisicamente recarmi altrove. Mi auguro che ci siano altre occasioni per poter parlare con voi e mi scuso per la rozzezza dei miei argomenti, io sono sempre un po' artigiano e romagnolo nelle mie considerazioni. Meno male. Grazie a tutti, grazie Stefano, grazie Carlo Alberto, grazie Fabio. Ciao. Ciao.